Eccoci alle pagelle di Cran, vabbè, sempre da prendere con le pinze i miei voti perché non si riferiscono a valori assoluti, in quanto io considero standard qualitativi individuali, quindi i parametri in fatto di aspettative di risultati cambiano. Goggia 10, lode, due vittorie in due giorni, la prima sulla Ledesca per 20 centesimi, la seconda su una Gut sempre più in forma, 27 centesimi, ci ha fatto tremare in una curva nella prima discesa quando si è inclinata tanto, come fa lei ogni tanto, e si è agganciata comunque allo sci interno, non si sa come, aiutandosi anche con il bastoncino e la mano sinistra per poter continuare filando via come il vento. Eccezionale Goggia. Poi il super gigante è uscita proprio a pochi metri dal traguardo perché è atterrata male sull'ultimo salto, era assolutamente seconda in questo super G favoloso disegnato dall'allenatore Feltrin, estremamente spettacolare, sdraiata sulle code, è riuscita a rialzarsi ma non a rientrare regolarmente nell'ultima porta. Curtoni 10, brava, tornata sul podio, bravissima. Una gara veramente molto bella, ha osato di più, ha rischiato e ci ha fatto veramente divertire. Ha festeggiato sul podio con la sua compagna di scorribande sciistiche quando era bambina, cioè la Goggia. Gut 10 lode. Fa un po' quello che fa la Goggia in discesa, la Gut in super gigante è imbattibile. Ha fatto una gara favolosa, quasi un secondo a tutte, non ha sbagliato una virgola. 10 anche Federica Brignone, è arrivata sul podio, è tornata sul podio partendo col 5. Pensate che 3 delle 4 scese davanti a lei sono uscite e la Ghising è andata un po' a spasso perché non sapeva dove andare, quindi non aveva riferimenti precisi, e in questo super gigante era molto importante avere delle indicazioni dettagliate. È andata un po' seguendo la sua fantasia agonistica, sciando benissimo, semmai troppo precisa, dicono gli allenatori in alcuni passaggi, ma l'ho trovata veramente fantastica. Marsaglia 9, quarta in super gigante, secondo miglior risultato della sua carriera. Finalmente è riuscita a mettere insieme tutti i pezzi, no? Della sua sciata, non solo parziali, ma ha sciato benissimo dalla partenza all'arrivo. Pirovano, la giovane Pirovano, 9,5. Quarta a Sant'Anton, era arrivata quinta in discesa, qui nella seconda è arrivata quarta, quindi miglior risultato della sua vita per la trentina, è veramente molto molto promettente. Vlova 8,5, brava nella prima discesa, quarta anche nella seconda, settima per una non discesista, sono due risultati molto importanti. Mentre in Super G scesa con l'1, dicevo senza riferimenti, sul primo salto difficilissimo, molto pericoloso, ha sbagliato le coordinate d'ingresso, ma era impossibile pescarle giuste se non si vedeva qualcuno davanti a lei e la prepista non facevano testo, quindi fuori su quel salto. Ma 8,5, veramente molto brava in questo weekend. Ledesca seconda nella prima discesa dietro la Goggia, merita un bellissimo 9. Nella seconda poi si è schiantata contro le reti, per fortuna ne è uscita illesa, tant'è che ha corso super gigante e anche molto bene. Poi all'ultimo salto ha sbagliato, ha svirgolato completamente la traiettoria, è riuscita a entrare per miracolo, ma ha perso tantissimo, ma è rimasta nelle 20. Direi che con queste pagelle chiudiamo questo weekend, vi aspetto per le prossime, per il maschile Kitzbühel e Schladming.